Dopo aver scaldato i motori in pre-season, le 30 franchigie sono pronte a inaugurare ufficialmente la stagione NBA 2023-24. Ecco 10 motivi per seguirla con interesse. 1. Dame and the Freak. Damian Lillard è stato il protagonista indiscusso dell'off-season 2023. Al termine di un campionato esaltante sul piano individuale, ma culminato con l'ennesima delusione in termini di risultati, il fenomeno da Oakland ha espresso ai Portland Trail Blazers, di cui è stato fedele portabandiera per 11 anni, l'intenzione di cambiare aria. Sulle sue tracce si sono messi subito i Miami Heat, che per tutta l'estate sono sembrati l'unica possibile destinazione di Dame, ma le contropartite offerte, ritenute insufficienti dal front office dei Blazers, hanno portato a una lunga e spiacevole fase di stallo. Con l'avvicinarsi del training camp, a cui si sapeva che Lillard non avrebbe partecipato, nelle trattative sono entrate altre squadre, finché il 27 settembre è arrivata una clamorosa bomba di mercato. Lillard è un nuovo giocatore dei Milwaukee Bucks. Il Dame Time si sposta quindi nel fuso orario del Wisconsin, dove il numero 0 va a formare una coppia da potenziale esplosivo con Giannis Antetokounmpo. Nelle settimane precedenti, The Greek Freak aveva fatto intendere, in modo alquanto esplicito, come la sua priorità sia vincere di nuovo, a prescindere dalla squadra di appartenenza. L'approdo di Lillard a Milwaukee, sebbene sia costato l'addio di Jrue Holiday, mette i Bucks nella posizione migliore possibile per accontentare la loro stella e per colmare un vuoto di potere che persiste ormai da qualche stagione. 2. Il trono vacante. La NBA degli anni 20 non ha ancora un padrone. Calato il sipario sulla dinastia Warriors, che ha monopolizzato gran parte del decennio precedente, sul trono della Lega si sono seduti in molti, ma nessuno è stato in grado di imporre una vera e propria egemonia. Non ci potrebbe essere soddisfazione maggiore per Adam Silver, che da sempre cerca di avvicinarsi il più possibile al perfetto equilibrio competitivo. Il trend continuerà in questo 2023-24, oppure i tempi sono maturi per la nascita di una nuova tirannia? A dire il vero, l'epopea di Golden State non può ancora considerarsi finita. Andre Iguodala ha appeso le scarpe al chiodo, ma Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green e coach Steve Kerr, gli altri volti di un irripetibile ciclo vincente, sono ancora ai loro posti. Al loro fianco ci sono sempre Andrew Wiggins e Kevon Looney, protagonisti del titolo conquistato nel 2022, quando forse nessuno ci credeva più, e al posto dell'esautorato Jordan Poole, nella Bay Area è arrivato Chris Paul, che cerca l'occasione buona per coronare con l'anello una carriera da Hall of Famer. Anche LeBron James, sebbene sembri avere molta più benzina nel serbatoio rispetto a CP3, si prepara per l'ultima grande corsa. I suoi Lakers, campioni NBA nel 2020, sono riusciti a invertire quella che sembrava un'irreversibile parabola discendente, e negli scorsi playoff hanno dimostrato di poter ambire ancora al trono vacante. Per tornare nella terra promessa, i gialloviola hanno confermato in blocco il nucleo capace di arrivare alla Western Conference Finals nel 2023, primo fra tutti un Anthony Davis che, si spera, è pronto a prendere definitivamente il timone della squadra. I Milwaukee Bucks, dopo il trionfo del 2021, sembravano in procinto di assumere il controllo della Lega, ma una serie di infortuni ed incidenti di percorso ha impedito loro di ripetersi. Con l'arrivo di Damian Lillard e il desiderio di riscatto di Giannis Antetokounmpo, il Wisconsin resta un crocevia più che mai fondamentale sul sentiero che porta in cima alla montagna. Chissà che la nuova dinastia non sia invece nata lo scorso giugno. I Denver Nuggets, finalmente al completo, si sono dimostrati la migliore squadra della Lega, surclassando un avversario dopo l'altro nella corsa al loro primo titolo NBA. Gli uomini di coach Michael Malone si presentano al via con un nucleo pressoché inalterato, guidato dal giocatore più dominante al mondo, Nikola Jokic. Sarebbe quindi azzardato non considerare i tre favoriti assoluti nella caccia al prossimo Larry O'Brien Trophy. 3. Gli eterni inseguitori. Mentre gli ex campioni cercano di riaccomodarsi o di mantenersi saldamente sul trono della NBA, ci sono alcune formazioni che dopo un lungo inseguimento puntano a sedercisi per la prima volta, almeno per quanto riguarda la loro versione attuale. Di titoli, i Boston Celtics ne hanno più di chiunque altro, Lakers esclusi, ma l'ultimo standard risale al lontanissimo 2008. Per rinfoltire l'inimitabile palmarès, i biancoverdi si sono affidati alla coppia di stelle formata da Jason Tatum e Jaylen Brown, che non hanno deluso le aspettative. Boston ci è andata vicino tante volte e vicinissimo nel 2022, ma l'obiettivo finale è costantemente sfuggito, e dopo ogni tentativo finito male, la finestra sembra rimpicciolirsi sempre più. Per cercare l'affondo decisivo, il general manager Brad Stevens ha rinnovato a peso d'oro il contratto di Brown e ha mischiato parecchie carte, sacrificando Marcus Smart, Malcolm Brogdon e i due Williams, Grant e Robert, per arrivare alla certezza Jrue Holiday e all'eterna incognita Kristaps Porzingis. Come KP, da Washington si è mosso anche Bradley Beal, con cui i Phoenix Suns provano l'all-in. Una volta affiancata la talentuosa guardia alle superstar Kevin Durant e Devin Booker, il front office si è inserito nella blockbuster trade che ha portato Damian Lillard a Milwaukee. DeAndre Ayton, ormai fuori contesto in Arizona, è stato spedito a Portland per allungare le rotazioni del nuovo coach dei Suns, Frank Vogel, con gli innesti di Yusuf Nurkic, Nassir Little e Grayson Allen. Potrebbe essere l'ultima chiamata per i Los Angeles Clippers, che per un altro anno ancora condivideranno l'arena con i cugini Lakers. Nell'estate del 2019, gli arrivi in pompa magna di Kawhi Leonard e Paul George sembravano il preambolo di un'epoca gloriosa. Ma dopo 4 anni costellati da delusioni e infortuni, la bacheca di Steve Ballmer rimane inesorabilmente vuota. Se nemmeno la prossima si rivelasse la stagione buona, in California potrebbe avvicinarsi bruscamente la fine di un ciclo. Il capolinea sembra dietro l'angolo anche per Sixers e Heat. A Philadelphia, negli ultimi anni, tutto ciò che poteva non funzionare non ha funzionato, e la grottesca vicenda che vede protagonista James Harden rischia di diventare l'ultimo chiodo nella cassa di The Process. Un ulteriore fallimento potrebbe non essere accolto benissimo da Joel Embiid, che peraltro non è del tutto esente da responsabilità.
Miami aveva puntato tutto sul corteggiamento a Lillard, ma l'inatteso epilogo della trattativa lascia in Florida tante grane da risolvere e un roster da rimodellare completamente attorno a Jimmy Butler e Bam Adebayo. 4. I nuovi protagonisti. Dietro alle solite contender sta emergendo una nutrita schiera di squadre pronte a inserirsi nella lotta al titolo. Alcune possono provarci subito, altre dovranno aspettare ancora, sebbene sembrino già sulla strada giusta. Della prima categoria fanno parte i Memphis Grizzlies, che da sorpresa vogliono trasformarsi in una solida realtà. Ja Morant salterà le prime 25 partite, ma coach Taylor Jenkins ha a disposizione un gruppo profondo e collaudato, rinfoltito in estate con gli innesti dei veterani Marcus Smart e Derrick Rose. I Dallas Mavericks, smaniosi di riscattare un pessimo 2022-23, hanno irrobustito il supporto in cast attorno alla superstar Luka Doncic e a Kyrie Irving, che dopo tante speculazioni è rimasto in Texas. Al loro fianco sono infatti arrivati Seth Curry, Derrick Jones, Grant Williams e Rishon Holmes. I Sacramento Kings vogliono dimostrare che il ritorno ai playoff del 2023, che ha interrotto un digiuno cominciato nel 2006, è una rondine destinata a fare primavera. Per rimanere ai piani alti della Western Conference hanno riconfermato in blocco il loro nucleo, primo fra tutti Domantas Sabonis. I Minnesota Timberwolves aspettano la definitiva consacrazione di Anthony Edwards, dominante con la maglia di Team USA al mondiale asiatico, mentre i New Orleans Pelicans sperano di riavere finalmente a tempo pieno Zion Williamson. A Est, attenzione ai Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell, l'anno scorso esaltanti in regular season ma deludenti ai playoff. Tra le squadre che guardano invece al dopodomani, meritano una menzione gli Houston Rockets, che hanno affiancato al talento dei più giovani l'esperienza di Fred VanVleet, Dillon Brooks e Jeff Green e la leadership del nuovo allenatore, Ime Udoka. I Detroit Pistons, che riabbracciano il lungo degente Cade Cunningham, i profondissimi Orlando Magic di Paolo Banchero e gli intriganti Indiana Pacers di Tyrese Haliburton. Discorso a parte per gli Oklahoma City Thunder. L'età e l'esperienza media dei giocatori di punta, fra i quali troveremo il debuttante Chet Holmgren, suggeriscono di portare pazienza, ma l'esplosione di Shai Gilgeous-Alexander, che negli ultimi 12 mesi è entrato di prepotenza nell'elite della Lega, ci ricorda come sognare non costi nulla in fin dei conti. 5. A caccia del riscatto. La stagione 2023-24 sarà un crocevia fondamentale per le carriere di tre giocatori che sembrano aver smarrito troppo presto il sentiero. Tre atleti che si sono dimostrati in grado di fare la differenza ad alti livelli, ma sui quali per ragioni diverse persistono ancora troppi dubbi. Zion Williamson ha già due All-Star Game nel curriculum. Le sue medie parlano di quasi 26 punti e 7 rimbalzi a sera, e gli sguardi dei suoi avversari tradiscono l'impressione che non esistano contromisure per il suo strapotere fisico e tecnico. Quando è in campo, il numero 1 dei Pelicans è una forza inarrestabile. Il problema è che Zion si è visto in campo appena 114 volte nel giro di 4 stagioni. A gennaio 2023, dopo aver saltato tutta l'annata precedente e quando il suo nome circolava tra quelli dei candidati MVP, si è dovuto fermare per l'ennesimo infortunio, stavolta un misterioso problema muscolare, affossando ancora una volta le speranze playoff di New Orleans. Una strategia comunicativa alquanto torbida e le continue vicissitudini extra parquet del ragazzo destano parecchie preoccupazioni in Louisiana. Per spazzarle via è necessario che Williamson torni a fare a tempo pieno ciò per cui è stato scelto prima di tutti al draft 2019, dominare sul parquet. Subito dopo di lui, in quel draft, i Memphis Grizzlies hanno selezionato Ja Morant. Una scelta decisamente azzeccata. L'esplosiva point guard da Murray State ha guidato la franchigia ai playoff per 3 stagioni consecutive e si è imposta tra i nuovi volti della NBA. I problemi, anche in questo caso, sorgono lontano dal terreno di gioco. La celeberrima diretta Instagram dello scorso marzo, in cui è comparsa improvvisamente una pistola, ha lasciato intendere quanto il ragazzo debba lavorare su frequentazioni e abitudini. La ripetizione dell'incidente, 2 mesi più tardi, ha costretto la lega di Adam Silver a sospendere Morant per 25 partite e a iscriverlo a un programma di recupero. Quando indosserà di nuovo la casacca numero 12 dei Grizzlies, già avrà due compiti piuttosto ardui, dimostrarsi finalmente maturo e riprendere sulle spalle Memphis, guidandolo dove ormai i tifosi sognano di arrivare. Alla disperata ricerca di un riscatto, nella stagione che sta per cominciare, ci sarà anche Ben Simmons. Quella vista ai Brooklyn Nets nel 2022-23 è sembrata solo una copia sviadita del 3 volte All-Star di Philadelphia, che aveva illuso i Sixers di poter coronare il loro process. Il talentuoso e indecifrabile australiano appare invischiato in una profonda crisi di identità e di fiducia, e forse servirà un ulteriore cambio di maglia per garantirgli il tanto auspicato nuovo inizio. 6. Lo sbarco dell'alieno. Tra le maggiori attrazioni del prossimo campionato NBA c'è lo sbarco nella Lega di Victor Wembanyama. Il fenomeno francese è accompagnato da un hype senza precedenti, cresciuto a dismisura dopo le 2 amichevoli giocate l'anno scorso a Las Vegas. Nessuno ha mai visto una simile combinazione di stazza e repertorio tecnico. I servigi di un alieno alto 2,24 che tratta il pallone come Kevin Durant e difende come Giannis Antetokounmpo hanno riempito i sogni di parecchie franchigie per un'intera stagione e alla fine la lotteria ha premiato i San Antonio Spurs. Sarebbe però incosciente aspettarsi che Victor possa esprimere fin da subito il suo sconfinato potenziale, anche perché la squadra di Gary Popovich, attualmente, è forse la peggiore della Lega. Lo stesso discorso vale per Scoot Henderson, per cui i Portland Trail Blazers hanno speso la terza chiamata allo scorso draft. L'addio di Damian Lillard ha affidato al giovanissimo playmaker le chiavi della squadra, e quasi certamente lo vedremo collezionare cifre altisonanti, ma la formazione allenata da Chauncey Billups sembra destinata a qualche anno nei bassi fondi, prima di respirare nuovamente l'aria dei playoff. Aria che non si respira da tempo a Charlotte, dove gli Hornets aspettano con ansia l'esordio di Brandon Miller, a Houston, dove i Rockets cercano di scoprire quanto vale Amen Thompson, e a Detroit, dove i Pistons accolgono il suo gemello Hauser.
Molti fari saranno puntati su San Antonio e su Victor Wembanyama, ma probabilmente un altro alieno è già sbarcato tempo fa, a Oklahoma City. Dopo aver saltato l'intero 2022-23 per un brutto infortunio al piede e aver dominato in Summer League, Chet Holmgren è pronto a indossare la maglia numero 7 dei Thunder. Considerando le infinite incognite che riserva ogni classe di matricole, non sarebbe poi così scioccante se il migliore fra i debuttanti fosse un giocatore scelto l'anno scorso. 7. Diventerai un All-Star. Ci sono diversi fattori che spingono un giocatore a un salto di qualità tale da garantirgli la prima convocazione all'All-Star Game. In alcuni casi, come quelli recenti di Shai Gilgeous-Alexander o Anthony Edwards, è semplicemente una questione di crescita. In altri è decisivo un cambio di scenario, vedi Lauri Markkanen con gli Utah Jazz. Ogni stagione NBA vede sorgere nuove stelle, che di solito permettono alle rispettive squadre di compiere netti miglioramenti. A chi toccherà quest'anno? Tra i principali indiziati c'è sicuramente Mikal Bridges, che dopo il passaggio da Phoenix a Brooklyn ha viaggiato oltre 26 punti di media. A proposito di ex-Suns, l'arrivo a Portland potrebbe far compiere il salto definitivo di Andre Ayton, finalmente libero dalle pressioni dell'Arizona. I lavori in corso in casa Blazers potrebbero offrire un'opportunità anche a uno fra Shedon Sharpe, Anthony Simons e Jeremy Grant, a patto che i risultati di squadra seguano pari passo le loro prestazioni altisonanti. Idem dicasi nell'altra conference per Jordan Poole e Kyle Kuzma, che avranno sempre il semaforo verde a Washington. A Philadelphia ci si aspetta molto da Tyrese Maxey, che con James Harden in uscita avrà sempre più spazio e responsabilità, e a Memphis, con Ja Morant ai box, dovrà farsi avanti Desmond Bane. I Cleveland Cavaliers sperano che la prossima sia la stagione buona per la definitiva esplosione, soprattutto in fase offensiva, di Evan Mobley, mentre i Detroit Pistons si augurano di vedere spiccare il volo a Cade Cunningham, fermo a lungo per infortunio l'anno scorso. Qualora i rinnovati Houston Rockets riuscissero a ingranare la marcia giusta, potrebbero salire le quotazioni dei giovani talenti Jalen Green, Jabari Smith e Alperen Şengün. Tra le formazioni emergenti, meglio tenere d'occhio anche i progressi di Paolo Banchero e Franz Wagner, giovani leader degli Orlando Magic. Quelli di Josh Giddey, guarda il tuttofare degli Oklahoma City Thunder, e quelli di Benedict Mathurin, reduce da una grande stagione d'esordio con gli Indiana Pacers. Sempre a Indianapolis, sede dello Star Game 2024, potrebbe celarsi un candidato a sorpresa, Obi Toppin, che finalmente ha l'occasione buona dopo gli anni di New York, in cui era chiuso da Julius Randle. Parlando di pronostici azzardati, perché non includere Austin Reeves, ormai un insostituibile pilastro dei Los Angeles Lakers? Per essere più realisti, meglio citare due giocatori che di fatto sono già delle star, ma che non hanno ancora avuto la soddisfazione di una chiamata fra i migliori. Jalen Brunson, che l'anno scorso è stato a lunghi tratti giocatore di riferimento dei New York Knicks, e Jamal Murray, coprotagonista della trionfale cavalcata dei Denver Nuggets verso il titolo NBA. 8. Il nuovo torneo. La stagione 2023-24 porta con sé una grande novità, l'In-Season Tournament. L'idea, già nell'aria da tempo, di creare una competizione parallela, una sorta di Coppa Italia della NBA, non poteva che destare parecchio scetticismo, ma Adam Silver e soci hanno trovato la maniera più intelligente possibile per introdurla. Le partite del nuovo torneo, che si concluderà con una Final Four stile Eurolega a Las Vegas, non verranno aggiunte a quelle di regular season, bensì faranno parte della regular season stessa. È forse l'ultimo tentativo rimasto per aumentare il significato delle 82 gare che portano dal training camp di ottobre ai playoff di aprile. Quello precedente, ovvero l'introduzione del play-in tournament, ha funzionato alla grande. Ora resta da vedere se la nuova trovata si rivelerà un fiasco clamoroso o l'ennesima rivoluzione positiva dell'era Silver. Come sempre, la palla è nelle mani dei giocatori, sperando che il messaggio arrivi forte e chiaro. Se non si inverte la rotta, rischiano di rimetterci tutte le parti in causa. 9. MVP Iron Man Edition. Un altro cambiamento importante riguarda i criteri per l'inserimento nei quintetti All-NBA e per l'assegnazione dei premi stagionali. Chiunque voglia candidarsi dovrà disputare almeno 65 partite. Per quanto riguarda la corsa al titolo di MVP, le nuove regole sembrano escludere dai giochi LeBron James. Giunto alla 21esima stagione in carriera, è presumibile che il re gestisca con saggezza le energie, anche a costo di non arricchire ulteriormente il suo palmarès individuale. Per lo stesso motivo, sarà difficile vedere tra i finalisti Kevin Durant, che negli ultimi anni ha avuto a che fare con parecchi problemi fisici, Stephen Curry, il cui chilometraggio è ormai notevole, e Kawhi Leonard, diventato la rappresentazione vivente del concetto di load management. A tal proposito, la NBA ha regolamentato anche i riposi programmati delle superstar, per salvaguardare gli interessi delle televisioni e del pubblico pagante. Tornando ai candidati MVP, i nuovi criteri potrebbero penalizzare il detentore dello scettro, Joel Embiid, che ha un massimo in carriera di 68 apparizioni stagionali. Che dire poi di Anthony Davis, che non supera le 65 presenze da lontano 2017-18? Probabilmente a fare corsa di testa saranno ancora Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo, che da anni si contendono il titolo virtuale di miglior giocatore NBA. Il serbo avrà ancora attorno la corazzata capace di sbaragliare la concorrenza negli scorsi playoff, mentre il greco cederà volentieri una gran parte del carico offensivo al nuovo compagno, Damian Lillard. Gli altri nomi su cui puntare sono quelli di Jason Tatum, che spera di condurre finalmente i Boston Celtics alla terra promessa, di Luka Doncic, che vuole far riscattare i Dallas Mavericks un pessimo 2022-23, di Devin Booker, che ha sfornato performance stellari negli scorsi playoff, e perché no di Donovan Mitchell, leader assoluto degli emergenti Cleveland Cavaliers. 10. Italians. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importante per i due italiani d'America. Il grave infortunio subito l'estate scorsa in nazionale ha costato Danilo Gallinari ai box per l'intero 2022-23, negandogli così la possibilità di indossare la prestigiosa maglia dei Boston Celtics.
Inserito nella trade che ha portato in bianco e verde Kristaps Porzingis, Gallo comincia il suo ultimo anno di contratto a Washington. Gli Wizards sono una formazione tutta da decifrare. Con Jordan Poole e Kyle Kuzma al comando delle operazioni, potremmo trovarli a competere per i playoff, ma allo stesso tempo non sarebbe sorprendente vederli tirare i remi in barca alla trade deadline, con la testa rivolta alla draft lottery. In ogni caso, è probabile che tra qualche mese Danilo opti per un buyout e cerchi posto in una contender, per coronare con una caccia al titolo la sua 16ª stagione NBA. Nello Utah inizia invece il secondo anno di Simone Fontecchio. Nella passata stagione, dopo un avvio difficile, ha trovato sempre più spazio nelle rotazioni dei sorprendenti Jazz. Ora l'obiettivo di Simone, grande protagonista ai mondiali con la maglia azzurra, è confermare a tutti di non essere solo di passaggio nella NBA. Questi erano 10 motivi per seguire la stagione NBA 2023-24. E voi cosa attendete con maggiore curiosità? Fatecelo sapere nei commenti. Con un invito a lasciare un like al video e a iscrivervi al canale, vi do appuntamento alla prossima puntata.